Parliamo di Eurobot 2013, parliamo di talenti, parliamo di tecnologie, parliamo dei nostri piccoli, grandi talenti che... E ce ne sono tanti, eh? Che erano dell'Università di Catania. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Flavio Di Natale. Ciao Flavio! Ciao Rita! Oh Flavio, perfetto, ti sentiamo benissimo. Vorrei fare sentire dalla bocca di Flavio cos'è Eurobot. Allora sì, Eurobot è una competizione internazionale di robotica che di anno in anno si svolge in un paese diverso. Partecipano team da, non solo diciamo dall'Europa, ma anche da diverse parti del mondo. Le gare consistono in dei match in cui due squadre avversarie si scontrano in un tavolo di 2 metri per 2 e devono riuscire, diciamo, a portare a termine delle azioni. Questo è, ad esempio, il tema scelto dagli organizzatori, è stato la Happy Birthday. Il tavolo è allestito come una festa in cui i robot devono spegnere delle candeline, scartare regali, impilare dei bicchieri, mettere le ciliegine sulla torta, ad esempio, oltre ad esempio a gonfiare un palloncino. La competizione, se non ricordo male, è cominciata ieri. Sì, le gare sono iniziate ieri, già abbiamo conquistato la prima vittoria, battendo intanto bravi un'altra squadra. Complimenti. Ci vuoi parlare un attimo della vostra squadra, l'Unicity Team? Sì, ecco, il nostro team è un team universitario composto da studenti di diverse facoltà dell'Ateneo Catanese, soprattutto ingegneria e qualcuno di informatica della facoltà di scienze. Non l'avremmo mai detto, sai Flavio, non l'avremmo mai detto che eravate tutti delle facoltà scientifiche. È ovvio. Diciamo che siamo guidati dal professore Corrado Santoro e annualmente ci occupiamo appunto di costruire questi robot. Li progettiamo, li assembliamo e li programmiamo. Quest'anno con chi siete in contest? Che robotini avete portato? Allora, quest'anno abbiamo presentato 2 robot. Il loro nome è Alfio e Giusi, che poi noi abbiamo inglesizzato. Ecco, io penso che sia importante per i nostri ascoltatori sapere il perché li avete chiamati Alfio e Giusi. E voglio sapere pure perché c'erano Iano, Tino e Tony, allora. Ecco, sì, allora diciamo che la nostra, per tradizione, noi diamo nomi inglesi, nomi siciliani e robot. Catanisi proprio. Abbiamo avuto negli anni passati Arazio, Ture, Rosa, Ciccio, l'anno scorso abbiamo avuto Tinettone, e quest'anno abbiamo scelto Alfio e Giusi, che poi, diciamo, inglesizzati sono diventati Alfio e Giusi, in riferimento ovviamente alla Palmero. Sì, esatto. E quindi cosa sono in grado di fare questi cosi? Mettiamola così. Ok, questi robot intanto, diciamo, sono autonomi, quindi devono essere in grado di muoversi autonomamente nel campo, senza l'intervento umano, diciamo, e devono riuscire a performare queste azioni, che in realtà non sono un vero spegnere le candeline, ma, diciamo, ad esempio, compiere delle azioni che simboleggiano queste azioni, ecco. Uh-huh. E, oltre a questo, devono essere in grado di magari rilevare l'avversario per non andare a sbattere contro l'avversario. E allora noi speriamo che Afi e Chiusi se la cavino abbastanza bene. Ci hai detto già che hanno avuto la prima vittoria. Voi l'avete avuta, perché l'Unicity Team è davvero in gamba. E, ti chiedo se vuoi dire qualcos'altro. Ma sì, vi voglio dire di fare per noi. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, Unicity Team. Okay. E niente, seguiteci, perché abbiamo bisogno del vostro supporto morale. E allora seguiamo l'Unicity Team su Facebook. C'è la loro pagina, c'è una copertina bellissima. Ci sono loro tutti sorridenti con la magliettina uguale. Okay, fantastica. Giusto. Sono una squadra, devono avere la maglia uguale. E allora complimenti a Flavio, a tutto l'Unicity Team. Speriamo che Affio Chiusi vi vincano alla grande e aspettiamo il risultato poi effettivamente di domenica, visto che le gare si concluderanno domenica. Ciao Alfio. Ciao Flavio. Flavio, scusami, Affio, Chiusi, ho sbagliato. Sei confusa. Ciao Flavio, in bocca al lupo per le gare. Ciao. Ciao, grazie. Stavo per chiamarlo come il robottino, ma non fa niente.